Gran parte dei media parla di quella che è stata definita la strage dei volontari, dei 7 operatori umanitari che sono stati ammazzati a Gaza da Israele. Un drone ha esploso colpi per ben 3 volte, non una, per ben 3 volte contro di loro. Sono stati uccisi intenzionalmente, altro che incidente di cui si è affrettato a parlare Netanyahu. Alcuni dei principali quotidiani hanno addirittura dedicato intere pagine ai nomi, alle vite di questi 7 operatori umanitari ammazzati. Oggi conosciamo i nomi, conosciamo i loro sogni, conosciamo le loro professioni, conosciamo le loro vite nei paesi di origine. Peccato che lo stesso trattamento non venga accordato ai morti palestinesi. Sono più di 32.000 i palestinesi oggi ammazzati da Israele. Eppure io sfido chiunque a ricordare la vita, i sogni, la squadra di calcio per cui tifavano, il piatto preferito di 3 o 4 di questi palestinesi trucidati da Israele. Non riuscirete a ricordarlo perché i media applicano un doppio standard. Quando a morire sono gli occidentali, ci raccontano giustamente la vita nei dettagli, giustamente ci restituiscono quello che sono queste persone, cioè degli esseri umani, ci restituiscono in toto la loro umanità. Quando invece a essere ammazzati sono i palestinesi, rimangono un numero, più di 32.000. Non si va oltre, non si scandaglia le loro vite, non si cerca di capire quali fossero le loro passioni, non ci si restituisce il loro sorriso, il loro pianto, le loro emozioni. Questo è il doppio standard mediatico. Ma c'è anche un doppio standard politico, che è proprio di quelli che oggi dicono ora basta. Ora che Israele ha ammazzato anche 7 occidentali, basta. Evidentemente per queste persone non basta che Israele abbia ammazzato più di 32.000 palestinesi. Evidentemente per qualcuno la vita di un occidentale vale molto di più della vita di un palestinese. Invece ora basta, noi lo diciamo da mesi, lo diciamo da quando è cominciato questo genocidio. Ora basta significa embargo militare contro Israele. Ora basta significa stop al genocidio. Ora basta significa che i nostri governi devono unirsi al Sudafrica nella denuncia del genocidio in corso. Ora basta significa portare la pace e la giustizia che non possono che significare fine dell'occupazione, dell'apartheid e della pulizia etnica.